Sempre Sasso era quello che aveva fatto invece la grafica. Sempre Sasso, in quel momento Sasso era semplice. No, bravo. Tu sai che quel pezzo è la marcia, me l'hanno imposto di aver fatto un'altra cosa. Mi hanno imposto quel brano che era la marcia dei soldati di legno. Ti devo dire due cose di quel brano. La prima è che la Rai non mi ha dato una lira, non me l'ha pagata, mi sono scazzato a morte, dovevo fare causa, non l'ho fatta perché avevo altri lavori in mano. E due, la seconda cosa è che siccome avevo appena comprato l'Atari 1040ST, che è stato il primo computer a guidare. Ecco, cosa vorrei che si dicesse sulla sigla, il fatto che è stata fatta in fotogramma per fotogramma, la Stanley Bay. No, stavamo parlando. No, questa, se vuoi, lo possiamo dire. Stiamo parlando di una sigla di. Che poi anche quella è fatta dal computer. Ma quella l'ha fatta Mario Sasso. E anche quella, sempre lui. Insomma, io non conoscevo bene questo computer. Riesco a fare questa sigla, era pronta. Sbaglio, non la salvo e perdo tutto. No, si è fatta due volte. Stanlio, sei contento di fare il soldato scozzese? Mi sembra di essere la sorella del mio fratello. Perché? Mi hanno messo le sottanine corte. Quando cammino, tutti mi guardano le gambe. È naturale, sbagli continuamente il passo. È colpa tua. Dicevi sempre, chiedi il passo. Io te l'ho chieduto. Adesso non lo trovo più. Svegliati, fai vedere come sanno lavorare i diritti scozzesi. Prendi la massa. E che cos'è questa massa? È la scopa, idiota. Preferisco lo scopone. Niente, Stelio. È solo caduto nel pigiama. Nel pigiama si piega. Vedo questo rumore. Stelio subito. Nel pigiama. Dentro la figlia. Ecco, questa è la copertina. Arriva qui, arriva no, povero qui, povero no, arriva qui, arriva no, povero qui, povero qui. Notevole lavoro di ricerca, perché il materiale nel frattempo si era un po' rovinato e quindi abbiamo dovuto fare un po' di lavoro di recupero, un po' di ricostruzioni, un po' di recuperare tutto il materiale disponibile, quindi DAT, CD, nastri, perché purtroppo le cose in 20 anni si rovinano. E quindi cioè, questo CD è stato fatto prettamente per recuperare il materiale a scopo culturale, per fare in modo che esistesse finalmente questo CD che mancava. Ed era assurdo perché erano tutte musiche che erano rimaste nel cuore delle persone che guardavano le comiche negli anni 80, poi negli anni 90 e alla fine degli anni 90, e ancora oggi per fortuna qualcuna sopravvive nelle comiche colorizzate.
E niente, dopo un viaggio di tre mesi dove abbiamo intervistato, vi dico chi sono gli intervistati più illustri e più importanti, innanzitutto la Roche, il loro produttore, che ha prodotto tutti i loro film, che è morto a 104 anni, 105 anni. Voi pensate che dopo gli telefonai per alcuni anni dopo, un paio d'anni dopo che ci eravamo incontrati, lui è stato molto ospitale con noi, pensa che mi portò ad una cena a casa della figlia di Hitchcock. Era la casa di Hitchcock. No? Grazie. La doccia si è fatta. Sì, ma non c'era niente di Hitchcock, proprio niente. Poteva essere la casa di un notaio, la casa di un avvocato. No? Uno pensa alle porte che scricchiolavano. A scalacchio. Non c'era nemmeno Hitchcock. C'era peccato. Durante questa intervista, poi naturalmente abbiamo beccato l'Oscar, ci siamo tutti quanti fotografati, poi filmati con l'Oscar in mano, eccetera. E poi insomma gli telefonai dopo qualche cosa, mi dissero, lui aveva avuto 95-96 anni quando lo richiamai, e gli dissi, ma il signor Roche? Dice, no, il signor Roche è andato a caccia. Dice, ma dove? Dice, nell'Ohio, uno di questi qua, è andato a caccia. La mia più grande emozione è quando conobbi personalmente l'ammiraglio in Italia negli anni 50, per fare il film a Toto Cappa. E allora il Comune di Roma organizzò uno spettacolo per bambini, erano 3.000 bambini a Villardo Brandini, cui loro apparivano davanti e dietro un telone, io e Zambuto, che c'eravamo la voce, lui faceva con la cravatta. Il Grasso e il Magro hanno fatto il loro giro d'Italia, sono arrivati a Roma, sono venuti a girare un film. Il pubblico vorrebbe portarli tutte e due in trio. Naturalmente la cosa riesce più facile per Carlo. Cose anche bruttissime fatte in Italia, anche commenti fatti con la batteria elettronica, così. Insomma, quindi per me è stato un voler rendere anche giustizia. Un omaggio, una giustizia. Io li ho visti un po' vilipesi dal punto di vista musicale, se no quando, i loro lavori in origine erano fatti da musicisti molto bravi come Marvin Hatley e quell'altro, gli originali, sì. Per il resto poi li hanno saccheggiati un po' tutti, quindi per me è stata la cosa, la spinta. Se vogliamo nominare qualcuno comunque è stato bravo in Italia, vogliamo nominare Umberto Mancini, che ha fatto le colonne con Sordi e Zambuto, e non so, anche Franco Potenza, che ho fatto negli anni 60, è riuscito a fare come in cucina. Chi ha avuto questa idea di non doppiare questi, di non tradurre questi cartelli, queste didascalie e metterci la voce sopra, dando una veste nuova, ancora più moderna a questo coso? Secondo io? Sì, sì. Praticamente l'idea fu di Giancarlo Governi, che pensò di non far fruire il film a tutti, quindi anche ai bambini, di leggere i cartelli piuttosto che tradurli semplicemente come cartelli in italiano, e fu abbandonata anche l'idea di ridoppiarli come fossero stati dei sonori. Avevo dovuto inventare tutti i dialoghi inesistenti, dovevamo leggere labiale, era un po' complicato. Lo facevano, l'hanno fatto negli anni 40 con Ridolini, ma con dei risultati abbastanza vicini. Sì, lo faceva Tino Scotti. Sì, l'ha fatto anche Tino Scotti, ma quello più negli anni 60. Sì, negli anni 40 non si sa effettivamente chi era la voce di Ridolini. Poi aveva anche lavorato con Staglioglio in quel periodo, prima che diventassero famosi, però quelle comiche in Italia sono arrivate dopo, per cui è capitato che hanno doppiato Staglio con l'accento già. Cioè, vedi che avete i temi di Delphi? No, Cedra e Cedra di primo. E che guerra di Anna di primo? La scelta che giovi del niente, e vuole non riesce a mai a dare niente, né a sapere meglio un terzo. E il tuo campo è il nostro sbaglio, vero? Noi non abbiamo visto una istruzione, e tu sei più rovina? Come stai? Allora se ritornerai ad essere quello che sei, procura di ritornare meno stupido di questo momento. Io non posso non essere stupido.